Allora, Assessore, ecco, qui al Forum del Mediterraneo si presentano alcuni progetti come Regione Liguria, ma partiamo innanzitutto dalla zona franca, qual è l'impegno della Regione e quali le prospettive future? La Regione ha deciso di investire fortemente su Ventimiglia anche per rilanciare questa parte della regione al confine con la Francia, che negli ultimi anni ha vissuto molti momenti di tensione proprio per la presenza del confine francese e i problemi legati all'immigrazione. Quindi abbiamo deciso di investire su contratti di localizzazione dove saranno previste anche le aree dell'ex Parco Royal, Parco ferroviario che è interessato anche dal provvedimento governativo sulla zona francourbana. Nel frattempo ci siamo portati avanti, quindi ponendo dei contratti di localizzazione per dare delle agevolazioni anche in termini fiscali a chi viene a investire sul territorio, ma pensiamo anche di creare un patto d'area con i commercianti di Ventimiglia, visto che Ventimiglia è una delle aree più importanti dal punto di vista commerciale dell'intera regione. Molti francesi vengono qua a comprare i prodotti italiani, per cui per noi è fondamentale, e quindi poi continuare questo percorso sulla zona francourbana. Ecco, in zona franca che tipo di investimenti puntate e che tipo di insediamenti? E per quanto riguarda il patto d'area del commercio, che cosa prevede in particolare? Allora, sugli investimenti, gli insediamenti verranno delineate una volta fatto accordo di programma a livello governativo, che verrà firmato nei prossimi mesi. Verranno stabilite le quote che metterà il governo di investimento e le quote che metterà la regione. Sul patto d'area di Ventimiglia invece si prevede sostanzialmente una difesa del piccolo commercio, del tessuto commerciale esistente, un rilancio con attività anche in grado di aumentare anche la sicurezza del territorio, oltre che l'attrattività degli esercizi commerciali. Su questo è presente anche nella manovra di bilancio che metteremo a fine anno, quindi è già un provvedimento che andrà avanti nelle prossime settimane, ma che va concordato poi con la prefettura, con le associazioni di categoria e col comune di Ventimiglia. Riguardo i progetti che presenterete come regione? Come regione poi presenteremo progetti invece. Abbiamo presentato dei progetti in ambito europeo, sia sul filone di finanziamento sul marittimo che su Alcotra, in particolare quelli legati all'Istituto di Floricoltura per la valorizzazione anche delle essenze naturali in campo terapeutico e fitoterapeutico, in particolare con Finnover, che è un progetto che appunto prevede come partner il nostro Istituto regionale di floricoltura, e poi anche con altri progetti inerenti alla realizzazione della mobilità ciclabile che colleghi la Costa Azzurra con la Costa Imperiese, e poi la prevenzione di rischi, soprattutto a livello di tutela ambientale, quindi rischi ambientali, anche prevenzione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, e quindi cercare di dare delle risposte anche su tutta la parte ambientale, che per noi è fondamentale in una provincia che dell'ambiente fa la principale attrazione turistica.